venga, perché come già vi ho anticipato, loro sono tutti della stessa famiglia: Mirko, Paolo, Michele, Irene e il piccolissimo Francesco. Buonasera! Buonasera Mirko! Sì, buonasera, e Francesco? Macchina, da no, ma dovete portare Francesco. Allora, io lascio subito il palco a voi, allora, ben arrivati. Eccolo Francesco! Vai Francesco! La gavetta della famiglia ben ci venga! Prosciutto, c'è sta Michele Gare, tu c'è tutto, c'è sta Michele.
sera magna tutta ben ci venga. L'Italia a questo punto a noi ci abbassa. Buona serata a tutti e buona Pasqua. E buona serata a tutti e buona Pasqua. E buona serata a tutti e buona Pasqua. Eccoci, grazie intanto alla famiglia Bencivenga. Io nel frattempo devo leggere qualcosa, lo leggo subito. Vorrei però dire a questo bambino, al piccolo Francesco, che qui è passata la Befana e ha lasciato un regalino per questo piccolo pasquellaro che andrà a fare quanti giri in tutte le case. Quindi pensa se tutta la Befana te lasciasse una ragazza per ogni casa. Intanto questa te la regaliamo noi dell'Associazione La Pasquella. Prego tesoro. Ti leggo queste due righe che il gruppo delle Bencivenga quando vanno nelle case lasciano come penso ricordo. Questa tradizione, arrivata fino ai nostri giorni, risale negli aspetti attuali al periodo a cavallo tra i due secoli scorsi. Si presenta come simile ad altre consuetudini del mondo, contadino e montanaro abruzzese, reatino e delle basse Marche. Da queste zone si partiva la transumanza di greggi, portate a svernare presso Ardea e Pomezia. Il percorso di questo viaggio passava anche ai piedi del Monte Artemisio e da qui già si poteva pregustare l'arrivo ed il meritato riposo per i pastori e gli animali. Ci si riposava e magari si trovava buono il posto per una definitiva sistemazione. Con le persone viaggiavano anche le abitudini e le tradizioni e probabilmente è così che ha preso piede nel nostro territorio questa magica consuetudine. Tecnicamente parlando, la Pasquella è uno scambio, una canzone ed un'emozione in cambio di qualcosa da portare via per far Pasqua e Epifania, come dice la strofa. Sinceramente la fame e la necessità erano elementi che incoraggiavano tale pratica, ma ci piace pensare di più all'atmosfera che nella notte della Befana, quella del 5 gennaio, si respira ancora nelle contrade di Lariano e Velleti e si perde nel nero silenzio di un suono di armonica antico. Buona magia e buon anno. Grazie. Grazie perché avete riassunto quello che noi abbiamo provato a raccontare prima che arrivavate voi, spiegando appunto a chi non lo conosceva qual era effettivamente il significato della Pasquella. Io vi ringrazio tanto, vi ringrazio di portare Francesco, perché come spiegato a tutti quanti presenti, il nostro più grande obiettivo è quello di trasmettere le tradizioni a loro. Perché noi ormai l'abbiamo presi dai nostri genitori, ma è giusto e sarebbe la cosa più bella che potesse accadere che i nostri figli portassero avanti le tradizioni. Grazie, buona Pasquella e buon viaggio.